Un cordiale saluto. Benvenuti nello spazio meteo per venerdì 3 febbraio 2023 a cura di Meteograd. Quadro riassuntivo su simulazione satellitare. Alta pressione azzorriana ben salda sull'Europa occidentale e mediterranea, mentre ad est si intensifica il flusso freddo scandinavo che andrà a spingersi verso sud fino ad i settori turco ellenici. Segue ora il dettaglio modellistico previsionale e successiva tendenza. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo. L'alta delle Azzorre, che interessa l'Europa occidentale e buona parte del Mediterraneo, tende ad avere una lieve ondulazione verso nord sui settori inglesi, tale da favorire l'intensificazione del flusso freddo scandinavo in scorrimento sul suo lato orientale. Questo flusso freddo condizionerà il tempo su tutta l'Europa orientale attraverso una depressione che scivolerà meridiana fino ad interessare i Balcani, la Turchia e poi anche la Grecia. Previsioni meteo in area italiana per venerdì 3 febbraio 2023. Nord. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato, soprattutto sui settori collinari e montani, mentre sulle pianure insisteranno foschie o banchi di nebbia, che sollevandosi lasceranno i cieli a tratti nuvolosi. Centro. Un leggero flusso di correnti umide da ovest porterà nubi di tipo basso lungo la fascia medio-alto tirrenica, più compatte sulla Toscana. Altrove diffuso soleggiamento, nottetempo e di primo mattino formazione di nebbie nelle vallate interne. Sud e isole. Stabile e soleggiato con al più la presenza di locali e blandi addensamenti, più compatti sui settori basso pugliesi, sfiorati da aria più fredda di matrice balcanica. Temperature massime in ulteriore lieve aumento, specie nelle zone con maggiore soleggiamento. Minime stazionarie o al più in lieve calo nelle vallate interne. Ventilazione generalmente debole tra ovest e nord-ovest con residui rinforzi sui settori basso adriatici e ionici. Mari generalmente poco mossi, con moto ondoso in lieve aumento dal pomeriggio. Concludiamo con la tendenza su scala nazionale per i successivi due giorni. Un flusso di aria fredda, attivo sui settori balcanici, lambisce la nostra penisola, interessando più direttamente i settori ionici. Su queste zone assisteremo ad un netto rinforzo dei venti da nord e dall'ingresso di qualche rovescio, soprattutto nella giornata di sabato. Instabile anche sulla cresta alpina con deboli nevicate da Stau. Altrove soleggiato, salvo locali nubi basse o nebbie al centro-nord. Attenuazione del flusso freddo domenica. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.